Salve ragazzi, qui in Alto Delta 28, siamo sul vlog di nuovo, sono nel treno stavolta, parlo un po' più a bassa voce per non disturbare gli altri, la gente, quello seduto a fianco a me. Detto questo, ho fatto questo vlog di nuovo perché ho stoppato, diciamo, troppo velocemente l'auto precedente nella stazione che era un po' casinato, c'era troppo rumore, quindi mo vi spiego bene le cose delle news. Allora, a parte sì il fatto del gameplay di Battlefront 2, che spero che posso giocare essendo oggi l'ultimo giorno, poi devo sperare che la mia scheda grafica vada bene perché non ho giocato alla pre-alpha, anzi scusate, alla close alpha che mi avevano invitato proprio per testarlo. Purtroppo, vabbè, avevo ancora una scheda GTX 745, quindi proprio fuori luogo proprio, quindi una 1050 dovrebbe andare bene, speriamo, perché ho problemi con i server Nvidia che non me li fa aggiornare. Questo è un piccolo problemino. Detto questo, se no mi dimentico, sì, mi sono tolto gli occhiali perché adesso mi servono. Che volevo dire? Ah, ecco, le news sono, a parte, vabbè, ricomincio un po' a giocare, mo che scenderò in Calabria, avendo là il computer fisso serio, e anche i programmi per registrare e montare tutto il resto. Posso dire che avrò anche il microfono fisso, voglio comprarmi, non avrò perché dipende dai soldi, big money e cose varie, e mi servirà per forza perché per chi mi segue sa perfettamente che a volte ho problemi di volume tra la mia voce e il gioco e non posso sempre abbassare il volume ogni volta del gioco perché è pesante, fastidioso effettivamente, soprattutto con i giochi che faccio io, Sparatutto e tante altre cose, mi serve perché devo sentire. Vabbè, mi avevano consigliato un microfono con le cuffie, ho quello là solo singolo, soltanto che purtroppo non lo posso usare perché per motivi di lavoro io devo stare vicino al telefono e rispondere. Sapete come fare il segretario del tipo rispondi, ok, qui è B&B, affitta camera, eccetera, eccetera. E non posso mettermi le cuffie, cose varie, perché se no non sento le telefonate e possiamo perdere, sapere chi l'ente, la questione di lavoro. Ho sputato, ho in pieno. Poi che volevo dire, quindi mentre con un microfono posso subito stoppare e abbassare immediatamente il volume, non posso, così non ho problemi, ecco, questa è la situation. Poi tornando a noi, volevo raccontare delle piccole barzellette comiche. Volevo fare un video, cioè questa è la prima volta, seconda, che faccio un video tramite cellulare, come ho detto. L'ho scoperto da pochissimo questa cosa. Io, ah, si possono fare video? Bene, facciamoli. Stiamo per partire, bene. Già i messaggi li ho mandati così senza che qualcuno mi chiama sul momento. E che volevo dire? Ah sì, voglio fare dei giochi un po' retro, come sempre, sapete che li adoro. E vorrei fare su Paraworld, un gioco di strategia basato sui dinosauri, molto particolare. Ho il CD originale, pure in italiano, però ovviamente lo c'è in inglese. L'unico problema, spero che Windows 10 lo accetta, perché sapete come è un gioco del 2002, è difficile che il gioco, cioè Windows 10 lo accetta facilmente, se non lo blocco non lo fa funzionare proprio. Quindi devo testare e provare, soprattutto devo vedere come fare. Se mi funziona bene, se no non posso farci nulla. Non so, tanto un ingegnere, un tecnico su queste cose. Siamo partiti intanto. Bene. E qual'altra cosa? Poi ho visto che molti stanno giocando ultimamente al nuovo gioco. Come si chiama? Quello là cartunesco degli anni 20-30, bellissimo. L'ho già provato, bello, però non credo che porterò gameplay effettivamente. Però me lo voglio fare, voglio giocarci. Posso dire con la news sul fatto che la PlayStation 4 da pochissimo e voglio fare qualche gameplay anche là. Devo solo capire come fare. Cioè, so come si registra, dovrei trasferire i dati, i video sul computer e trasferirli poi al computer, giustamente, e poi trasferirli su YouTube. Questa è la mia idea. Non parlerà perché siamo partiti, dirà le fermate. Visto? Buongiorno, benvenuti a bordo del treno.
Bianca, sì, bene. 88, 73. Al sole. Il treno fermerà mamma mia. Salerno, Sapri, Paola, Lamezia Terme Centrale, Vico Valencia, mi ha ucciso il sole. Proprio l'ho del sole a palla. Per il resto a Reggio Calabria Centrale. Alle ore 15:15 Trenitalia ti augura buon viaggio. Ok. Good morning. Welcome on board. Pure in inglese. Freccia Bianca 88 73. Aspettate. The train will stop in Salerno, Sapri, Paola, Lamezia Terme Centrale. Non c'è niente qui. Vico Valencia, Vizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni. Finito. Reggio Calabria Centrale. Ok, finito. Bene, volevo raccontare le piccole barzellette, situazioni che ho visto. A parte che sono stata alla Regge, volevo caricare un video simpatico dove praticamente avevo visto Noca che stava facendo un filmino. E la cosa divertente è che ci stavano le, io le chiamo carpe perché sono carpe, però geneticamente modificate, sono delle bestie quanto un braccio umano praticamente, dei mostri che sono talmente grossi che si mangiavano secondo me anche il povero uccellino. Vorrei fare una battuta a doppio senso, però meglio non farlo, parlo perché c'è gente e spero che mi sentite perché sto parlando a bassa voce apposta. E che volevo dire, se non mi dimentico, guardo la mia espressione facciale come sono sexy. Mi stavo divertendo perché mi hanno visto sti pesci e aprivo una bocca così, una cosa inquietantissima. Stavamo a Napoli perché ho preso il treno, devo andare in Calabria. Ecco la barzelletta, la cosa comica. C'era una persona che aveva un braccio, avete presente, fasciato, no? Che sta così, con il braccio fermo così, ecco. Con la mano, l'altra mano stava al telefono, giustamente. Però vedere quell'altra mano ingessata che si muoveva tranquillamente, liberamente, era una cosa del tipo, ma mi stai prendendo in giro? O perché non lo dovresti usare quel braccio? Perché quel braccio, se tieni una gessatura, in teoria non dovresti usarla. Invece questa la muoveva tranquillamente che stava parlando. Mo, non so, però è stato divertente come cosa. Sul serio, ho riso perché ho guardato. Quel coso ha un gesso. Come che lo potevi muovere tranquillamente in questo modo? Vabbè, piccola parentesi. Questi falsi invalidi. Allora, scherzi a parte, quale altra cosa vi volevo dire? Qualche altro gioco che onestamente sono interessato a pubblicare su... sì, vabbè, siamo dentro un tunnel. Che volevo dire, quale altro gioco vorrei portare? Non lo so onestamente, ne so un bel po', un po' di progetti a dire il vero, però avendo una settimana a disposizione farò qualche video, poi qualche, ma giusto per, come ho detto, per riportare in vita il canale, perché è da qualche mese che non ho caricato più nulla, giustamente, purtroppo, perché a casetta non ho nulla che posso con cui lavorare, fare e cose varie. Divertente il fatto, non ho manco la connessione là, quindi non ho potuto fare video poi per questo motivo. Beh, credo vi saluto proprio perché dopo la connessione inizia un po' a sballare qua e là, quindi non mi va di rimanere troppo appresso al cellulare. Poi perché in treno non voglio rompere scatole agli altri. Cacchio, uffa, un'altra volta faccio a quello di un bambino perché avevo la barba bella piena e tatti. Vabbè. Meglio, l'ho dovuto tagliare, sennò mia mamma mi mozzava la testa. Cioè, avete presente la regina di cuori? Tagliate la testa! È uguale. Quindi, se mi vedete con baffi e babbo, io sono morto. Un uomo morto. Non è mio. Bene, detto questo, qui del 38, passa e chiudo.